Le prime due domeniche di Quaresima indicano ogni volta, sin dall'inizio, da dove partire e dove arrivare. Si parte dal deserto, luogo delle tentazioni, e si arriva alla montagna, luogo della trasfigurazione, preludio della gloria della risurrezione. Nella tentazione di non fidarci più della parola del Padre, di non voler più affidare ad essa tutto noi stessi, nella fatica del percorso di ascesi e di conversione, è proprio il volto trasfigurato del Figlio di Dio a sostenerci, a sostenere noi come avvenne per Pietro, Giacomo, Giovanni, che Gesù portò con sé sul monte a pregare. La Quaresima che stiamo vivendo è un pellegrinaggio interiore. Di te dice il mio cuore. Vissuto con l'intera comunità, cercate il suo volto. Sono le parole del Salmo 26 che accompagnano la liturgia di questa domenica. Siamo invitati a cercare e a contemplare quel volto splendente di bontà, radioso di bellezza. È il volto di Cristo che nell'itinerario quaresimale ci rivela la parola fedele del Padre, lo splendore della sua gloria, la sua pazienza, il suo amore misericordioso, il suo perdono che fa nuove tutte le cose, anche la nostra vita, è proprio il percorso che viviamo insieme in questa Quaresima. È il volto sofferente e doloroso di Cristo, dinanzi al quale la Chiesa si ferma in silenziosa preghiera nel venerdì e nel sabato santo, e sul quale vede riflessa tutta la sofferenza, la lontananza e la distanza dell'uomo da Dio, ma che Dio riconcilia con sé, amandolo sino alla fine, fino a prendere su di sé il volto del peccato. Ed è anche il volto glorioso e luminoso del risorto che nella liturgia pasquale, manifestando la vittoria dell'amore e della vita sul peccato e sulla morte, ci rivela non solo il vero volto del Padre, ma anche la vera immagine di noi stessi. Contemplando il volto trasfigurato del Figlio, ognuno di noi, con occhi trasfigurati, è aiutato a crescere nella conoscenza del suo mistero, a gustare la bellezza dell'immagine del Padre e ritrovare così il proprio volto di figlio e di fratello. La tua grandezza, o Signore, voleva salvarci con il tuo amore generoso. E per la nostra salvezza hai mandato il tuo Figlio unigenito ed eterno, generato da te senza principio. Ed egli lasciò la sua dimora nascosta e discese e dimorò nel grembo della Vergine. Così da manifestarsi per mezzo di una nascita corporale. Egli rimase completamente con te e venne completamente a noi. Dalla porta per la quale entrò la morte, entrò la vita e sciolse la grande catena che vi aveva legato il maligno. Dove fin da principio abbondò la morte ed il peccato, sovrabbondò la grazia che vivificò Adamo. Santo, Santo,
sempre nei secoli dei secoli. Dulcis memoria, nascere